È stata restituita alla famiglia la salma di Alessandro Bonamico, il ragazzo di 16 anni morto a seguito del volo con l'autovettura in cui viaggiava dal viadotto Acragas la sera di Santo Stefano. Il medico legale Gianfranco Pullara ha eseguito sul corpo senza vita del giovane l'ispezione cadaverica. A causare il decesso un trauma cranico toracico addominale e le fratture multiple riportate dopo il violentissimo impatto. Notizie più o meno rassicuranti arrivano per le due ragazze rimaste miracolosamente vive dopo l'incidente. Lorena Siracusa, 19 anni, e Elenia Moscato, 15. Entrambe si trovano al nosocomio Agrigentino. La prima ricoverata nel reparto di chirurgia è stata sottoposta ad accurati accertamenti sanitari che hanno escluso qualsiasi conseguenza. La minore invece ricoverata nel reparto di ortopedia, anche se il decorso procede regolarmente, dovrà subire un intervento chirurgico, conseguenza di una frattura all'omero. Intanto procede il lavoro della Polizia Stradale di Agrigento per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Da una prima sommaria ricostruzione degli agenti diretti dall'ispettore Nuccio Mallia e coordinati dal comandante Calogero Laporta, le cause dell'incidente sarebbero da attribuire ad alcuni fattori. L'alta velocità, l'asfalto poco sicuro e la pioggia caduta che lo ha reso viscido e scivoloso. Ma al di là delle dinamiche resta la rabbia e le lacrime di una famiglia che ha perso un figlio, un dolore che ha colpito l'intera comunità di Porto Empedocle che si è radunata nella chiesa San Giuseppe Lavoratore nella zona dei grandi lavori per un momento di preghiera a ricordare Alessandro. L'ennesima vita spezzata, un altro sorriso che si è spento sul viadotto Acragas, si spera l'ultimo di una lunga lista. Tutta la comunità che piange questo bravissimo giovane, un giovane solare, intelligente, non sapeva mai dire di no, ecco, un giovane che era sempre impegnato nelle attività parrocchiali. Siamo rimasti storditi proprio da questa morte così tremenda e inaspettata. Che ricordo ha di Alessandro? Un bel ricordo, veniva sempre in parrocchia, sempre accogliente e disponibile in tutte le attività parrocchiali, un ragazzo buono, ecco, soprattutto un ragazzo con un animo sincero. Cosa può insegnare questa tragedia ai giovani di Porto Empedocle? Ai giovani insegna che bisogna essere prudenti, ecco, ti ripeto ai ragazzi, non fate soffrire i genitori, ecco. Cercate di essere molto prudenti, non sono le cose che vi riempiono il cuore, ma essere vicini al Signore.